I gesuiti hanno sempre tre punti con cui parlano, no? Tre punti. Bene, anche io ho tre punti, non sono gesuita, però mi sembrano tre cose proprio per non farla neanche troppo lunga. E anch'io li collego a tre parole che mi sembrano importanti se vogliamo parlare di azione cattolica. E anche, ripeto, per riscoprire, in occasione vostra addirittura, e di riscoprire la fondazione, no? Di questa realtà. Intanto la parola fedeltà, una parola che sia importante, evidentemente lo sappiamo, ma tanto più importante al mondo d'oggi in cui la parola fedeltà è bandita, no? Se voi provate a sentire, non esiste la parola fedeltà. Perché? Perché chiaramente è contraria oggi a una cultura che ormai si è diffusa, una cultura che respiriamo continuamente, che è una cultura in cui la fedeltà è veramente, non è più un valore, non la si dice più neanche, è tutto opportunità, non fedeltà. Invece no, l'azione cattolica è davvero una realtà che forma, plasma la fedeltà, la vive nel senso che la insegna, la consegna ai propri aderenti. Fedeltà a che cosa? A che cosa è fedele un cristiano che cresce nell'azione cattolica? Intanto al Vangelo, e anche qui non ha mai ascoltato, perché tante volte noi cerchiamo di fare i tralci, di magari produrre anche uva senza rimanere agganciati a quello che è la vite, per citare il Vangelo di oggi, no? Invece per noi dobbiamo dircelo, anzi ridircelo. Questo Papa ci sta spiazzando predicandoci il Vangelo, perché lui è in questo modo così diretto in cui ci parla del Vangelo, ci racconta il Vangelo, ci inchioda, perché non abbiamo più la possibilità neanche di dire che è troppo difficile, perché lui ce lo rende così accessibile, così comprensibile, che purtroppo nessuno può dire: ma io non ho capito, tiro avanti per la mia strada. Quindi una fedeltà al Vangelo, alla parola di Dio, un riferimento. Lì sapere che si trova davvero quanto è necessario per progettare qualcosa, perché lì c'è davvero il progetto di una vita nuova. Ma accanto a questo è nostro ecclesiale, e per questo l'azione cattolica insiste sempre, da sempre su questo, una fedeltà anche al Magistero. Anche qui direi talvolta. Questo discorso di una fedeltà al Magistero può essere anche discutibile. Di nuovo, ai nostri giorni, dove siamo tutti ipercritici sempre. Anzi, a livello di istituzioni siamo davvero tentati di essere sempre critici. Anzi, il nostro rapporto alle istituzioni civili e perché no anche religiosi è sempre critico. Anzi, ci vantiamo di essere critici delle istituzioni. Per cui, come ho letto per esempio sull'Avvenire in questi giorni, per cui si critica anche il Papa tranquillamente, con una leggerezza che è impressionante, da chi magari si sente legato alla Madonna, per esempio, in maniera così forte da criticare il Papa. Certamente noi sappiamo che noi abbiamo la nostra adesione al Papa e al Magistero del Papa, al Magistero dei Vescovi, con una gradazione ben prevista nella Chiesa, perché se io vi dico sono tifoso della Fiorentina, non è che tutti, se foste della diocesi di Castellaneta, dovreste essere per forza tifosi della Fiorentina. Cioè, io sarei contento, ma non sarebbe questo il modo, non è questa, non è il magistero questo, evidentemente, no? Ma è chiaro che se io richiamo i valori del Vangelo e dico che questa è la strada per seguire il Vangelo, è la parola del Vescovo, qui è il magistero. E se il Papa ci dice che Evangelii Gaudium, questa è la strada dove la Chiesa deve camminare, questa è la strada dove dobbiamo camminare, è il Signore che ci prende. Una fedeltà al Magistero, inteso correttamente, certo, ma con molta chiarezza, con molta chiarezza. E non c'è qui maturità personale, non c'è adultità, cioè sentirsi adulti nella fede tale che possa dire se il Papa dice ma io vi dico, ma io vi dico, no? Una fedeltà che non è una fedeltà di chi vende il proprio cervello, no? È la fedeltà invece di chi costruisce un popolo, così come vuole il Signore. La fedeltà di chi costruisce una chiesa comunione. E la comunione non si fa, ma io vi dico, si fa certamente guidati dalla parola del Signore, nella Chiesa, dalla parola del Magistero.
finali camminiamo insieme. Ma c'è anche per l'azione cattolica, proprio in questi 150 anni, anche un altro segnale importante, c'è un'altra fedeltà che noi dobbiamo mostrare.